Bentornati cari amici e benvenuti anche a voi che arrivate qui per la prima volta. Ci troviamo quindi con un nuovo video e tre nuove letture interattive. Per chi arriva qui per la prima volta, io sono Esther, sono Master Reiki del Reiki di Usui, counselor spirituale, interprete intuitiva di tarocchi, quindi se desiderate uno o più dei miei servizi contattatemi pure privatamente a uno dei link che vi lascio sotto questo video. E veniamo all'argomento di oggi. Queste tre letture, che vi ricordo sono sempre valide nel tempo e sono per la collettività, si riferiscono o a una scelta che voi avete fatto in passato e in questo caso vi verranno date informazioni su quella che è la vostra attuale via, su quella che sarebbe stata la vostra via se allora aveste fatto una scelta diversa e anche su come potete eventualmente, se lo desiderate, recuperare la possibilità di percorrere questa via che con la vostra scelta a quel tempo avete eliminato. Oppure queste tre letture possono anche riferirsi a una scelta che in questo momento, oppure a breve, siete o sarete chiamati a fare, e cioè se restare sul vostro attuale percorso oppure cambiare strada imboccando quella alternativa che vi viene o vi verrà offerta. Sapete benissimo che noi creiamo continuamente gli eventi e la trama della nostra vita con le scelte che facciamo, quindi il cosiddetto treno, no, che abbiamo perso oppure a cui abbiamo comunque rinunciato più o meno consapevolmente in passato, non è detto che non possiamo farlo tornare da noi. Certo, è molto probabile che questo accadrà in condizioni diverse e forse porterà anche cose diverse, almeno in parte rispetto al passato, perché intanto logicamente tramite proprio magari anche la scelta che abbiamo fatto in a quel tempo, diciamo, in qualche modo siamo anche cambiati noi, no? Quindi a voi la decisione finale se restare dove siete o cambiare strada. Quindi, come vedete, qui abbiamo tre cuori di cristallo con tre fiocchi di colore diverso, a cui sono abbinati, come sapete, tre gruppi e tre letture. Abbiamo per il gruppo 1 il cuore con il fiocco blu, per il gruppo 2 il cuore con il fiocco verde acqua, per il gruppo 3 il cuore con il fiocco lilla. Scegliete quello che vi attrae di più e poi ascoltate la vostra lettura. Noi, come ormai sapete bene, ci ritroviamo fra un momento con la lettura per il gruppo 1. Ed eccoci qui, gruppo 1. Allora, come sapete, le carte sono state già mescolate, estratte e disposte in questo ordine che vedete qui. Vediamo adesso le posizioni carta per carta. Dunque, innanzitutto questo lato, diciamo, riguarda la scelta che voi avete fatto della parte in cui vi trovate adesso. Questo è il vostro percorso. Quelle invece 1, 2, 3, 4 riguardano il percorso che avreste potuto fare se aveste fatto una scelta diversa o quello che si profila, diciamo, all'orizzonte o in questo momento o tra poco per voi. Poi le posizioni carta per carta sono queste. Qui abbiamo la vostra attuale condizione, la direzione verso cui state andando, questa carta qua. Questa vi segnala come si stanno muovendo gli eventi nell'invisibile per portarvi qui, ok? Questa carta invece vi indica come potete cambiare le cose se volete rinunciare a questa strada qua, cioè se non vi va bene la direzione e tutto quello che vi viene proposto qui. Qui invece abbiamo la meta verso cui stavate andando, ok? O andrete. Questa carta vi segnala cosa avreste potuto perdere o cosa potreste perdere, d'accordo? Quella lì, che è l'ultima carta là in alto, abbiamo lì vi viene detto in pratica che cosa ha causato la nascita, diciamo, di questa via alternativa, cioè come mai vi è stata proposta in pratica. Questa carta qua vi segnala come potete, eventualmente se lo desiderate, agire per recuperare la possibilità di percorrere nuovamente questa via. Ecco. Poi qui vi viene dato un messaggio o un consiglio da parte delle vostre guide e qui attraverso le mie carte degli animali vi viene comunicata, diciamo, suggerita, ecco, l'energia da chiamare in voi in questo momento per stare meglio, per facilitare le cose.
Va bene, voltiamo le carte. Allora, Fante di denari. Ok, la vostra condizione attuale. Poi, quattro di coppe, la meta verso cui vi state dirigendo. Va bene. Come si muovono gli eventi nell'invisibile? Ok, la giustizia, arcano maggiore numero 11. Come potete cambiare le cose? Sì, 7 di bastoni. Ok, qua dove vi stavate dirigendo? Arcano maggiore numero 13, transizione. Nei tarocchi classici è la morte, questo. Sì. Poi, cosa avreste potuto perdere? Interessante. Un altro arcano maggiore, il numero 15, materialismo. Tre arcani maggiori finora. Uno, due, tre. Vediamo. Cosa ha causato la nascita di questa via? Fante di spade. Ok, come potete recuperare eventualmente la possibilità di percorrere questa via? Un altro arcano maggiore. Mamma mia, che energia forte! La temperanza, arcano maggiore numero 14. Ok, queste due le vediamo dopo. Allora, la vostra condizione attuale. Dunque, come sapete, il fante di denari, come in realtà tutti i fanti di tutti i segni, indicano un'energia molto poco radicata, molto mobile. Però, i denari come seme indicano la concretezza, quindi tutto ciò che è solido, che è, concreto, ben radicato. Se vedete poi questa persona sta, in qualche modo si sta elevando, vedete, salendo. Appoggiando il piede su una pila di libri. I libri sono, almeno secondo me, sinonimo di conoscenza. Quindi, dove siete voi in questo momento? Vi state muovendo lentamente, a piccoli passi, facendo leva su quello che già conoscete, su ciò che già sapete, per portare un dono e concretizzare, cioè qualcosa per voi stessi, ma anche per altri. Sì, procedete lentamente. Ok, dove siete diretti? Allora, qui ci sono due aspetti che mi arrivano, due interpretazioni. Una è questa, tra poco la luce vi porterà in dono qualcosa, ok, questa coppa, vedete, che sembra uguale alle altre, vedete, identica. Però in realtà nasconde qualcosa di diverso perché è la luce che ve la conduce, vedete? Quindi ha, diciamo, un potenziale di luce che però voi potreste non vedere perché guardate l'aspetto di questa persona qua, ok? L'aspetto di questa persona qua, che è lì così annoiato, neanche la guarda, neanche la vede, ok? Quindi potreste non accorgervi, cioè, di questo aspetto luminoso, di questa... cosa che apparentemente è uguale a tante altre che conoscete. Come dire, la luce vi porterà qualcosa che però effettivamente è uguale a tutto il resto, cioè non ci saranno grandi cambiamenti e questa cosa vi farà sentire sì, annoiati direi, frustrati no, direi proprio annoiati, cioè come se proprio non ci fosse niente di nuovo all'orizzonte. Ok, sì, ci sono questi due aspetti. Quello che come si stanno muovendo gli eventi? Allora, questo è interessante secondo me, perché la giustizia, io qui appena ho voltato la carta sono stata attratta da questa bilancia dei piatti. Vedete di questa bilancia che qui sono in perfetto equilibrio. Perciò gli eventi si stanno muovendo nell'invisibile,
per portarvi verso questa direzione qua, in modo da far parlare il senso della giustizia, cioè ciò che avete dato vi torna indietro. Per cui se ad esempio avete dato poco, riceverete poco, se avete dato tanto, riceverete tanto, in modo tale cioè che, come posso dire, che quello che vi sta... Questa coppa qua praticamente che vi verrà proposta, okay, questa contiene in sé comunque il principio della giustizia. Ad esempio, se voi avete dato poco, no, perché siete sempre stati nella vostra zona comfort, avete sempre fatto le stesse cose, eccetera, quello che riceverete sarà poco, cioè sarà una coppa che sarà uguale alle altre, per voi non significherà più di tanto. Se avete dato tanto, ok? Allora arriverà probabilmente quello che dicevo prima, cioè un qualche cosa che all'apparenza sembra come il resto, come le altre cose, però in realtà ha un potenziale di luce che però sta a voi, ok? Sta a voi vedere, perché l'apparenza inganna, eh? Cioè non sarà qualcosa che vi verrà, che appena vi viene offerto voi dite, ah che bello, sì, questo è proprio quello che volevo. No. All'apparenza è tutto diverso, cioè nel senso che sembra uguale a tutto il resto che avete. Sta a voi tenere gli occhi aperti, il cuore aperto per poter riconoscere, ok, qualcosa di luminoso. Se non vi sta bene questa condizione di questa vostra via che avete intrapreso, cosa potete fare? Allora, anche qua mi arrivano due cose. Allora, questa carta parla della necessità di lottare, di proteggere ciò che si ama, di stare sempre di guardia, di essere sempre vigile per, appunto, per evitare di perdere quello che abbiamo conquistato, eccetera. E quindi, da una parte c'è questa cosa, cioè se voi rinunciate a questa, abbandonate questa via. Per alcuni di voi questo significherà che dovrete stare comunque sempre allerta, ok? Perché questo, secondo me, perché questo, questa energia che si sta muovendo adesso nell'invisibile per portarvi qua non parlerà più di tanto, se non proprio per niente. Quindi, non potrete, come posso dire, contare sul fatto che, avrete qualcosa che vi aiuta a riequilibrare gli eventi. Okay. Perciò se voi desiderate qualcosa sarete costretti, fra virgolette, no? A tener conto di questo, cioè a dover lottare, proteggere questo che, le cose che avete, che amate, che volete mettere, no, all'interno di questo recinto, essere sempre vigile. Ecco. Uno è questo. L'altro invece, soprattutto se io guardo questa stesa qua, ecco. Mi fa venire in mente invece la necessità di accorgervi che dovete essere pronti a fare qualunque cosa per avere con voi quello che amate. Cioè che se c'è dei passi da fare che magari per voi al momento almeno sono difficili, sono complicati, almeno così vi sembra, vi appaiono in questo modo, siate pronti comunque a farli perché ne vale la pena. E adesso vi spiego perché, perché io poi vedo qua. Ecco, questo è se non volete, se non vi sta bene questa cosa qua. Ok. La scelta, l'altra via, la via alternativa, dove sareste andati? Avreste intrapreso un percorso completamente diverso, completamente. Perché la morte parla proprio di morte e di rinascita. Quindi quando uno sta percorrendo una via, quella via improvvisamente si chiude, non c'è più niente per lui e si trova, magari anche tramite una bella virata, su un percorso completamente nuovo, proprio morte e rinascita, la classica Fenice per intenderci. E cosa avreste potuto perdere o perderete? E questo è molto interessante. Perché evidentemente questo nuovo percorso, cioè questa virata che voi avreste potuto fare, vi avrebbe messo in condizioni di abbandonare questa condizione qua di schiavitù. Capite? Vedete com'è questa persona qui, legata con le catene belle grosse, mani e piedi, a tutti gli aspetti della vita. Io però sono attratta in modo particolare da questo aspetto qua, che corrisponde ai denari. E i denari parlano di concretezza, quindi probabilmente avreste abbandonato tutto ciò che vi avrebbe, o magari
vi stava a quel momento, quell'epoca lì, magari anche adesso, condizionando in modo da avere problemi, ad esempio, a livello economico, oppure problemi, avere problemi a concretizzare quello che veramente desiderate, a farlo proprio radicare, diciamo, sul piano fisico, manifestare sul piano fisico. Sì, perché questa qui, in quella posizione che vi indica che cosa avreste potuto perdere, è la schiavitù avreste potuto perdere, capite? Quindi questo percorso vi avrebbe portato grandi cose, secondo me, sì. E che cosa ha fatto nascere questa via alternativa relativamente a voi? Anche qua, cioè questo fante di spade, le spade sono collegate con la mente, come sapete, no? Come dicevo prima, anche qui il fante parla di un'energia molto poco radicata, molto mobile, quindi secondo me ciò che ha prodotto la nascita di questa via alternativa, quello che la sta producendo adesso è la vostra necessità di alleggerirvi a livello mentale, quindi di lasciare indietro tutte le magari convinzioni, no? Schemi mentali, appunto, no? Limitanti, eccetera, che appesantiscono la vostra agilità mentale. E poi io sono anche attratta da questa sorta di promontorio, vedete, vedete qui, penso che si veda bene. Che a me fa pensare, allora mi dà quasi la sensazione che sia il posto da cui questo giovane è partito e che in qualche modo lo sta richiamando. Una sorta di approdo luminoso, come posso dire? Ecco, cioè è come se quello che vi viene detto qua, secondo me, significa questo. La via si è prodotta con questi ipotetici, diciamo, risultati, no? Perché voi avete la necessità di abbandonare certi schemi mentali, tutto quello che vi ostacola proprio mentalmente dall'avere nuove idee, nuovi progetti, eccetera, che siano in linea con quello che il vostro luogo di origine, cioè la luce, desidera per voi. Sì, ecco, non so se mi sono spiegata bene, però penso di sì, ok? E come potete recuperare adesso, così come stanno le cose, questa via? Sì, perché questa carta qua della temperanza parla anche di purificazione, La purificazione interiore che ci aiuta a trovare un centro, un equilibrio nostro interiore lontano dagli estremi. Quindi è molto importante questa cosa. Però io sono stata attratta soprattutto da questo sole che sta sorgendo dietro i monti, vedete? Se voi guardate bene, proprio all'interno c'è disegnata una corona. Quindi secondo me questo significa che se volete recuperare questa via, anche se probabilmente vi arriverà in condizioni un po' diverse rispetto a quelle di una volta, o se volete intraprendere, diciamo, questa via qui, ecco, quello che dovete fare è affrontare un processo di purificazione interiore, trovare un vostro equilibrio, ma soprattutto accettare la nascita di una nuova era, ok? In cui voi fate, come dire, interpretate la parte di re e di regine, La nascita, cioè, del vostro regno interiore, il che vuol dire, in altre parole, dovete essere pronti a purificarvi per poter accogliere di nuovo il vostro potere di luce e farlo parlare in voi e nel mondo attorno a voi. Allora sì che queste catene si spezzano, che la mente si alleggerisce e trova gli approdi luminosi che sta cercando, e questo percorso può essere veramente molto, molto bello, molto così interessante anche, perché vi può offrire cose nuove. Sì. Bene, vediamo il messaggio da parte delle vostre guide. Lo spazio del cuore. Ciò che provi e che vivi è in relazione all'apertura del tuo cuore. Se ti senti fuori equilibrio, ecco, presto starai meglio. Probabile attivazione del chakra del cuore. Quindi probabilmente c'è anche all'apertura del cuore, non è soltanto un'apertura all'amore, va bene? Cioè come
di solito, e anche questo indubbiamente, alla compassione, al portarsi verso gli altri con sincero moto di affetto, eccetera, no? E anche questo indubbiamente, ma è anche il coraggio, capite? Il coraggio di accettare le cose, di accettare le strade nuove che spezzano le vostre catene, che modificano completamente il vostro modo di pensare. Okay. Quindi, se vi sentite magari agitati o in condizioni, come dire, fuori equilibrio, fuori centro, e questo probabilmente sta accadendo perché c'è una forza che proviene dalla luce che sta agendo su di voi per cambiare le cose. Ecco. Quindi, vediamo adesso quello che vi viene suggerito, l'energia da chiamare in voi in questo momento. No, il cigno. Amore, anime gemelle, bellezza autentica, fedeltà, elevare lo spirito, potere magico legato alla musica. E io qui soprattutto l'attenzione mia si pone qua, elevare lo spirito. Anche amore, ma elevare lo spirito, sì. Lasciatevi trasportare dalla corrente di luce che sta agendo in voi e per voi. Ecco, questo è quello che risulta dalla vostra lettura di oggi. Bene, siamo arrivati come vedete alla fine. Spero che ci sia stata risonanza e che vi sarà molto utile. Vi ringrazio della vostra attenzione e della vostra partecipazione e vi do come sempre appuntamento la prossima volta. Un abbraccio di luce per voi. Grazie e a presto. Ed eccoci qui anche con voi, gruppo 2. Come vedete, le carte già mescolate ed estratte sono state disposte in questo ordine che vedete qui. Dunque, questa parte, 1, 2, 3 e 4 carte qui, rappresentano la strada su cui vi trovate adesso. Queste, 1, 2, 3, 4, invece, rappresentano la strada alternativa, quindi quella che avreste potuto scegliere se la vostra scelta se vi riferite, diciamo, a una scelta del passato o quella che sta per profilarsi o si profila in questo momento. Okay. Allora, vediamo le posizioni carta per carta. Allora, qui, questa carta qua, vi segnala qual è la vostra situazione in questo momento, la vostra condizione di adesso. Qui abbiamo la carta che vi segnala dove siete diretti. Questa carta invece vi segnala come si stanno muovendo gli eventi sui piani dimensionali non visibili, per portarvi qua. Questa carta vi dice che cosa eventualmente, se lo desiderate, potete fare per uscire da questa strada, se la cosa non vi garba. Poi qui abbiamo invece, questa carta vi segnala, la meta verso cui eravate diretti, quello che avreste potuto perdere o che potreste perdere. Come mai è nata questa, cioè che cosa ha prodotto relativamente a voi la nascita di questa via alternativa? Okay. Questa carta qua vi segnala come potete concretamente agire adesso per recuperare eventualmente questa via, se questa scelta è stata fatta in passato, è chiaro. Qui abbiamo un messaggio dalle vostre guide, che può essere un consiglio, un avvertimento, qualunque cosa. E qui invece dalle mie carte degli animali l'energia da chiamare in voi in questo momento per sentirvi meglio, per facilitare le cose e così via. Allora, cominciamo a voltare le carte. Oh, che bello. Dove vi trovate adesso? Arcano maggiore numero 2, l'alta sacerdotessa. Ok. Dove siete diretti? Oh, bello anche questo. 3 di spade. Come si muovono gli eventi nell'invisibile? Sì, 2 di spade. Cosa potete fare per abbandonare questa condizione? 9 di coppe. Ok. Poi vediamo qua dove eravate diretti. 9 di bastoni. Ok. Cosa
Cosa avreste potuto perdere? Arcano maggiore numero 8, la forza. Ah, sì. Cosa ha prodotto la nascita di questa via alternativa? Ah, la luna, arcano maggiore numero 18. Interessante questo. Ok. Cosa potete fare ora per recuperare quella via? 3 di coppe. Va bene, allora cominciamo con l'interpretazione. Allora, dove siete in questo momento? L'alta sacerdotessa è una donna che è molto ben in contatto con la sua parte intuitiva, la sua parte spirituale più profonda, con le sue guide, con i suoi maestri. Ha una grande capacità di concentrarsi sul lavoro che sta facendo, è il tipo che è capace letteralmente di creare un mondo all'interno, ascoltando le sue intuizioni, eccetera, per poi portarlo fuori. Ha una grande potenza, come posso dire, magica, creatrice, no? È molto femminile come energia questa, eh? È una sorta di mago al femminile, no? Nei tarocchi il mago è un altro arcano maggiore. Ecco, questa qui è energia magica, diciamo, al femminile però. E io sono attratta da questa luna qua che mi dà la sensazione appunto che sia luna crescente. Quindi al momento voi state crescendo in questa direzione qua, sì. Siete su un sentiero che agevola la nascita o il rafforzamento di questa energia in voi. E dove vi porta? Cioè dove siete diretti in pratica? Sì, perché quando uno si mette a lavorare in questo modo così accurato all'interno di se stessa, tutto quello che è nube, no? Viene a galla e con la forza interiore riesce ad oltrepassarlo. Questa è la direzione. Cioè, in realtà questo 3 di spade è una carta che parla di ferite emozionali profonde, no? Però io sono attratta qua da questa spada che punta verso l'alto e fora questa nube nera, vedete? E da questa rosa qui, che è una rosa bianca, quindi parla di purificazione, di purezza anche. Quindi è purezza mentale soprattutto perché è appoggiata alla spada, che le spade, come sapete, sono collegate alla mente. Quindi dove siete diretti? Secondo me attraverso questa crescita interiore così importante che state facendo sarete in grado di oltrepassare o un dolore particolare, qualche cosa che vi ha, così, che vi ha magari anche condizionato per tanto tempo, no? Attraverso proprio una purificazione a livello di pensieri, quindi magari rilasciare cose che non... schemi mentali che vi appesantiscono, paure, eccetera, no? Una purificazione mentale vi porta ad uscire da questa nube qua. Caspita, bel risultato, eh. E come si stanno muovendo gli eventi nell'invisibile per aiutarvi ad arrivare qua? Mi sembra anche abbastanza logico. Io sono stata attratta subito dal volto di questa persona che guarda queste due spade. Il 2 di spade è una carta che parla di una pausa, di un momento di riflessione. Secondo me, lì voi nell'invisibile state guardando, okay, in maniera distaccata, imparziale, particolari, diciamo, idee o progetti che avete avuto, okay, o che avete. O anche diciamo al vostro modo mentale, no, di guardare le cose. State guardando da un punto di vista distaccato e questo è importante per riuscire poi a purificarsi mentalmente, capite? E arrivare qua, sì. Come se cioè questa cosa appartenesse a qualcun altro, non a voi, eh? È molto importante questa cosa, eh? Sì. Se non vi va questa strada, cosa potete fare per abbandonare questa condizione? L'alternativa è comunque quella di mettervi in vista, secondo me, perché questa carta qua parla di una persona che ha un grande successo, riconoscimenti, no? Facendo quello che ama. Vedete che tutte queste coppe sono messe sulla tavola, no? Quindi sono esposte, come dire. Le coppe, come sapete, sono collegate alle emozioni e ai sentimenti.
Una di queste coppe, guardate che cosa ha dentro, una bella rosa rossa, eh? Quindi che indica appunto un amore profondo, una passione. Se volete uscire da qua, dovete essere comunque pronti a esporvi in maniera molto chiara in un qualche cosa che voi amate molto. Quello che voi amate veramente. Una persona, che ne so, uno stile di vita, qualunque cosa che voi amate molto, dovete, come dire, metterla sulla tavola e metterla esposta davanti a tutti, con la ferma convinzione, come dire, come se voi doveste comunicare, ecco, a queste persone questo. Guardate, questo è quello che io amo veramente. Sappiatelo, ok? E sappiate che io merito tutti i riconoscimenti possibili facendo quello che amo, ok? Sì, parla proprio di esposizione questa carta qua. È interessante che anche questa sia di coppe. Adesso ci arriviamo. Dunque, dove eravate diretti? Anche questa è una bella meta, o dove potreste essere diretti? Allora, questo 9 di bastoni, guardate un po', questa persona è qua dietro. Vedete che ci sono tutti questi festoni che tengono insieme i bastoni collegati con l'elemento fuoco, esprimono passione, passionalità, entusiasmo. Questa carta parla di qualcuno che ha raggiunto una posizione di successo dietro questo muretto, vedete, ben protetta e ben difesa, facendo quello che ama veramente. Quindi avreste potuto fare anche questo, raggiungere questo obiettivo qua, diciamo. Cosa avreste potuto perdere o cosa potreste perdere? Allora, qui io sono stata attratta soltanto da questo leone qua. Questo leone qua in questa carta rappresenta gli istinti inferiori, ok? Mentre la fanciulla rappresenta la parte spirituale. La forza come carta, diciamo, ha questo messaggio, reca questo messaggio qui. La tua parte spirituale abbraccia con grazia i tuoi istinti inferiori e li riduce, come dire, al silenzio amorevolmente in modo da poter conquistare tantissime cose, ok? Però qui veramente la fanciulla non c'entra niente. Io sono stata attratta solo dal leone. Quindi, cosa avreste potuto perdere o cosa potreste perdere? Gli istinti inferiori. Cosa vuol dire? Vuol dire, ad esempio, se siete il tipo che ha molto fuoco, okay, dentro di sé e non riesce a controllare bene questa passionalità molte volte, per cui magari o esplode in situazioni di rabbia o esplode in situazioni di frustrazione per qualcosa che non riesce a ottenere o come dire, i classici tipi, no, che partono in quarta quando amano qualcosa, no? Ecco, che non sa cioè controllare e trovare un punto di equilibrio. Questa condizione qui avreste potuto abbandonarla, perché proprio era un passo, diciamo, essenziale per poi arrivare qua. E questo è interessante, perché come mai si è creata questa via alternativa? Allora, questa qui, la luna. Un arcano maggiore che parla di segreti, di cose tenute nascoste, non rivelate, apparenza, no? Quando una cosa sembra in un modo e in realtà in un altro. Però io qui vengo attratta da due cose. Uno, questa persona che secondo me siete voi, che guarda alla luna, nel senso di, come dire, sogna, ok? Però non concretizza niente, immagina, fantastica su molte cose, ma non concretizza nulla. E da questa fanciulla qua, che come potete vedere, stringe fra le mani una coppa vuota. A me questa fanciulla qui dà questa sensazione. Può essere o qualcuno, ok? Qualcuno proprio, una persona fisica, che attende da voi un qualche cosa che riempia questa sua coppa. Va bene? Cioè la sua capacità di amare di emozionarsi per qualcosa, cioè proprio una persona fisica che attende che voi non stiate solo lì a sognare, ma agite in maniera concreta, ok? Oppure questa qui può essere la vostra parte bambina, ok? Il vostro bambino interiore probabilmente, che è lì che attende che voi
facciate oltre all'immaginare, sognare, agiate anche proprio sul piano fisico per poter portare qualcosa di concreto che emozioni questo bambino qui. Adesso vedete un po' che cosa vi risuona, eh? Qui con le letture per la collettività è così, arriva sempre più di una cosa. Eh sì, comunque la sensazione che mi dà è questa, sì. È importante questa ragazzina qua, sì. Si è creata questa via alternativa per questo, sì. Se volete recuperare questo aspetto qua, oppure andare incontro a questa via, che cosa dovete fare? Allora, il 3 di coppe è una carta che parla di compartecipazione gioiosa insieme a persone che la pensano come noi, hanno i nostri stessi interessi, eccetera. Io sono stata attratta soprattutto dal volto di questo uomo qua. E questo, secondo me, è proprio una persona fisica, un uomo probabilmente, però probabilmente potrebbe, oddio, in realtà può essere chiunque, può essere anche una donna, però se devo essere sincera, la sensazione che ho io, che spicca sulle altre, che è proprio un uomo, una persona fisica di sesso maschile ed è una persona molto amorevole, molto pronta, diciamo, a portarsi verso gli altri ed è qualcuno, secondo me, che ha molto in comune con voi. Se anche voi è probabile che lo sentiate in questo modo, ci sono diverse cose che avete in comune che possono giustificare, diciamo, il fatto che vi avviciniate per creare qualcosa, anche magari a livello lavorativo, eh. Non è detto che sia necessariamente un rapporto di coppia o un rapporto amichevole, ma sicuramente è qualcuno che può fare molto per voi, secondo me. E non è escluso che sia qualcuno che energeticamente, diciamo, vi porti, come dire, no, dov'è questa? Eccola qua, a riempire questa coppa qua, a spingere voi stessi a riempire questa coppa per voi e per gli altri e quindi a domare gli istinti inferiori e arrivare qua. Ecco, sì. Accettare quindi l'aiuto di questa persona, l'incontro, quello che può nascere da questa collaborazione. Ecco, sì. Sono due vie molto belle, tutte e due. Entrambe sono molto belle. Quella su cui vi trovate adesso è anche questa. Dipende da voi, secondo me, proprio fare questa scelta. Vediamo adesso cosa vi dicono le vostre guide. Fiducia, che bella anche questa. Stai per vedere i frutti del tuo lavoro. Molte cose stanno per manifestarsi. Non ti arrendere proprio adesso. Ecco. Siete vicini a raggiungere quello che volete. Ok? Intendiamoci, sia che voi restiate qua e quindi arrivate qui, ok? Sia che voi decidiate di intraprendere invece quest'altra strada e quindi arrivate qua, queste cose sono comunque qualcosa che voi desiderate avere. E qui vi viene detto, qualunque cosa tu desideri, abbi fiducia perché stai per vedere i frutti di quello che, del tuo lavoro, sia che tu lavori in questo senso, sia che lavori in quello. Ok? Ecco. Vediamo l'energia che vi serve in questo momento. Eh sì, questo è sempre importante, sempre. La farfalla, trasformazione, lasciare andare il passato, grazia, leggerezza, capacità di dare e ricevere, volare via da situazioni malsane. Sì. Ecco. Capacità di dare e ricevere anche. Volare via da situazioni malsane, trasformazione. Accettate questo, apritevi a questa energia qua, perché sia che voi restiate qua, sia che decidiate di andare là, è qualcosa che veramente può esservi utile. Veramente può esservi utile. Ecco. Bene, come vedete, siamo arrivati anche con voi al termine di questa bella lettura. Spero ci sia stata la risonanza che serviva, spero che vi sarà utile e come sempre vi ringrazio della vostra attenzione e della vostra partecipazione. Ci vediamo in un prossimo video quanto prima. Un abbraccio di luce per voi, grazie e a presto. Ed eccoci qui anche con voi, gruppo 3. Dunque, come potete vedere, le carte già mescolate, estratte, sono state disposte in questo ordine che vedete qui. Per
Prima di vedere le posizioni carta per carta, facciamo questa precisazione. Queste carte 1, 2, 3, 4, che sono qui, okay, rappresentano le informazioni che vi vengono date su quella che è la vostra attuale strada, quella su cui vi trovate adesso. Queste 1, 2, 3, 4 invece vi danno informazioni sulla strada alternativa, quella che avreste potuto scegliere in passato e che non avete scelto in favore di questa, oppure quella che sceglierete se questa scelta è collocata, diciamo, nel futuro o nel presente che state scegliendo, la possibilità di poterla scegliere ora. Vediamo carta per carta adesso le varie posizioni. Allora, questa carta qua vi segnala la condizione in cui vi trovate adesso, dove siete diretti, come si muovono nell'invisibile gli eventi per portarvi qui, quello che potete fare, ok, se lo desiderate, per abbandonare, diciamo, questa strada qua, se non vi garba quello che viene detto qui. In questa via alternativa, questa carta vi segnala la meta verso cui eravate diretti, quello che avreste potuto perdere o verso cui siete diretti che potete perdere. Questa carta vi segnala come mai si è creata, diciamo, per voi, relativamente a voi, come mai si è creata questa via alternativa, ok? Questa carta vi dice che cosa potete fare adesso, eventualmente, se lo desiderate, per recuperare questo percorso qua. Questo è un consiglio o comunque un messaggio da parte delle vostre guide, e questa carta qui, estratta dalle mie carte degli animali, vi segnala l'energia da chiamare in voi in questo momento per stare meglio e per facilitare tutto quanto. Bene, cominciamo a voltare le carte. Vediamo un po'. Oh, che bella. 10 di spade, la condizione in cui vi trovate adesso. Dove siete diretti? Re di denari. Ok. Come si muovono le cose nell'invisibile? Sì. La torre, arcano maggiore numero 16. Sì. E vediamo qui. Invece abbiamo il 6 di denari. Ok. Vediamo di qua. La meta verso cui eravate diretti. 8 di bastoni. Ok. Cosa avreste potuto perdere? Eh sì, 6 di bastoni. Cosa ha creato questa via alternativa? Eh sì, 7 di denari. Allora, qui abbiamo l'eremita, arcano maggiore numero 9. Eh sì. Allora, ok, cominciamo da qua. La posizione in cui siete adesso, o state già affrontando questa cosa o lo farete a breve, molto breve. Questa carta è una carta che parla di morte e rinascita individuale, proprio rinascita a tutti i livelli, eh? Morite a una condizione per rinascere ad un'altra. Notate, a parte la bellezza di questa donna e tutta la luce in cui è immersa, no, con lo sfondo delle stelle, notate le spade che hanno la punta rivolta all'esterno, come se proteggessero, okay, questa vostra trasformazione interiore. Questa carta, che nei tarocchi classici è una delle carte più brutte, diciamo, qui assume un significato opposto, secondo me, proprio bellissima, anche proprio a livello, anche cromatico, guardate che bei colori, bellissima. Sì, siete in questa condizione qua, state morendo a una condizione per rinascere ad un'altra. Dove siete diretti? Allora, il re di denari, intanto energia maschile, quindi rivolta soprattutto all'esterno, quindi all'agire concretamente, al costruire qualcosa.
Se siete persone di sesso maschile, potrebbe rappresentare proprio voi individualmente, cioè diventare questo re, perché io sono stata attratta proprio dal volto di questa persona e quindi il volto esprime l'identità, no? Per cui o agire come questo re o proprio diventare questo re. Chi è il re di denari? È una persona molto solida, molto forte, qualcuno che è in grado di lavorare con metodo, con costanza, senza farsi influenzare, senza farsi scoraggiare ed è in grado di creare una grande, grande bellezza e abbondanza attorno a sé e proprio diffondere un'aura di stabilità. Quindi secondo me voi volete, state andando in questa direzione, cioè nella direzione di agire come questo re attorno a voi o di diventare questo re e di creare tanta bellezza e abbondanza per voi, ma anche per quelli a cui tenete. Soprattutto se c'è qualcuno, una persona in particolare a cui voi tenete, voi volete offrire a questa persona tutta questa abbondanza in maniera proprio concreta, agendo concretamente. Come si muovono gli eventi nel piano fisico? Ecco, questa carta qua mi dice che questa condizione, se anche è iniziata, non è ancora completa. Siete in questo processo qua di trasformazione, non l'avete completato, Perché nell'invisibile cosa sta succedendo? Questo fulmine sta per abbattersi su tutto quello che voi conoscete, sulla vostra zona comfort, ok? Arriva qualcosa che vi costringe, colpisce questa vostra zona comfort e vi costringe a buttarvi fuori da qua. E questa è la vostra salvezza, ragazzi, perché quando noi ci troviamo in una torre, diciamo, e sentiamo la torre come qualcosa che ci protegge, vuol dire che là dentro, come posso dire, abbiamo ancora qualcosa da fare, qualcosa da imparare. Ma quando questo qualcosa da imparare è arrivato alla fine e noi siamo in questa condizione, siamo chiamati ad uscire e a rinnovarci completamente, capite bene che questi muri, invece che essere un rifugio, sono una prigione, devono essere distrutti da una forza perché noi possiamo uscire e arrivare a completare questo processo. Nell'invisibile sta accadendo questo, quindi è probabile che poi sul piano fisico questo fulmine potrà prendere una qualunque forma. Non è detto che sia qualcosa di tragico, per dire, come lo si intende di solito, ma certo è qualcosa che la mente, no, può vivere come qualcosa di tragico. Dipende, quando si manifesterà questa cosa dipende dal punto in cui voi vi troverete. Se avrete quasi completato questo processo, oppure comunque avete una mente che non è troppo troppo forte, questo potrebbe anche essere vissuto da voi come una sorta di, non voglio dire di gioia, ma insomma di sollievo, no? Proprio dire: oh, che bello, è arrivata sta cosa, si distruggono queste pareti, io non ce la facevo da solo, invece questo l'ha distrutto, adesso sono libero, no? Se invece siete troppo dentro la mente, lo sentirete come, sì, se la mente insomma è debole così, se la mente invece è troppo forte, probabilmente lo sentirà come qualcosa di spaventoso. Ma voi tranquilli che non siete né la vostra mente né il vostro corpo, siete il vostro spirito e l'avete chiamato voi questo fulmine, perciò siete assolutamente in grado di gestire tutto. Se non vi garba questa cosa, cosa potete fare per uscire da qua? Allora, questa carta, il 6 di denari, parla di dare e ricevere, okay? Tempo, energie, cose concrete, eccetera. Guardate questa persona qui trattiene questo uomo. Guardate la folla, sembrano quasi come se fossero, a parte questa persona che ha l'occhio molto acuto, diciamo, gli altri, vedete, questo ce li ha chiusi addirittura, ognuno guarda in una direzione diversa. E guardate il volto di questa persona, ok? Secondo me questo siete voi. È qualcuno che non sa dove sta andando, vedete? Ecco, e c'è questa donna che lo sta trattenendo. Questo può essere interpretato come: io ti trattengo perché tu stai andando incontro a qualcosa che non, in realtà non vuoi, che può essere pericoloso per te. E io ti trattengo, oppure io ti tocco in modo che tu ti svegli, capisci? Capisci che stai andando in una direzione che non è quella giusta per te. Io sono stata attratta, appena ho voltato questa carta, da questo scudo qua. E dal momento che io conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, questo è collegato al numero 5. Il numero 5 è proprio la stella a 5 punte, io l'associo a questa, no?
E la stella a cinque punte che cos'è? È il simbolo, diciamo, dell'essere umano che si è completato, cioè che non è soltanto un puro riflesso, diciamo, dei quattro elementi, ma che ha qualcosa di più, e cioè i quattro elementi, acqua, aria, terra e fuoco, più l'aspetto spirituale. Probabilmente c'è nella vostra vita qualcuno, una donna oppure un uomo, dipende, insomma, che sta facendo questo, è come se vi stesse svegliando oppure trattenendo da un qualche cosa di pericoloso verso cui state andando, che è in relazione al dare e all'avere, ok? Al modo in cui date, al modo in cui ricevete. Questa persona vi sta aiutando per andare nella direzione giusta. Se voi abbandonate questa via, dovete prepararvi a lasciare perdere questa persona qua, a rinunciare a questo. E potrebbe essere un peccato, secondo me, sì. Comunque poi questo sta a voi, naturalmente. Vediamo la via alternativa. Allora, questo è interessante. La meta verso cui eravate diretti, o potete dirigervi. Dunque, guardate questa persona che è qui alla finestra e sta osservando tutte questi bastoni, no, che si muovono in modo disordinato nell'aria. Bastoni sono associati a ciò che appassiona, a ciò che entusiasma. Io sono attratta da questo bastone e questi 1, 2 e 3. Allora, questi qui, se questo fosse unito, ok, questa sarebbe una runa particolare che, o quantomeno la ricorda, che è la runa Thurs. La runa Thurs è la runa che è veniva usata per abbattere tutti gli ostacoli, okay? Per fare piazza pulita di tutto quello che ostacola quello che noi desideriamo. La runa di protezione anche contro tutto ciò che può andare contro quello che noi desideriamo. Però guardate un po', è spezzata qua, vedete? Non è continua questa linea. Quindi questo mi dice che la direzione verso cui stavate andando era l'incapacità di difendere praticamente il vostro spazio relativamente alle cose che amavate, ok? Cioè, se c'è un qualche cosa che voi amate profondamente e volete avere, non sareste stati in grado, la meta era questa, cioè non sareste stati in grado di mettere in gioco tutte le risorse che potevate avere, che avete magari anche nascoste, per poter difendere questa cosa, sì. Quindi invece che forza, come dire, come se vi venisse detto, la tua capacità di fare questo in questa via alternativa sarebbe stata tagliata, sarebbe stata spezzata, non avresti avuto la possibilità, cioè, di farla agire in maniera più solida, no? Che cosa avreste potuto perdere? Certo, appunto, no, perché siccome non sapete proteggere i vostri spazi e difendere quello che veramente vi piace, avreste potuto perdere la possibilità di avere un successo anche riconosciuto, perché vedete qui ci sono corone di alloro, stringendo a voi quello che veramente amate. Questo avreste potuto perdere o potreste perdere. Sì. La necessità di creare questa via qua, da cosa è stata prodotta? Allora, secondo me, questa carta qui, guardate, è il 7 di denari, è una carta che parla di delusione, cioè qualcuno che lavora sodo, no, per fare qualcosa e si aspetta certi risultati oppure spera in certi risultati, però poi quello che raccoglie non è assolutamente all'altezza di quello che desiderava o di quello che sperava. E quindi resta deluso, ok? Come dire, ho sprecato il mio tempo, non ho avuto quello che volevo. La necessità, secondo me, questo ha creato questa via alternativa, la necessità che voi vi accorgeste di questo, cioè che siete in una condizione che non vi sta dando quello che veramente volete. Allora, se si crea una condizione in cui voi, rispetto a quello che veramente desiderate, non riuscite a proteggere i vostri spazi, non riuscite ad avere il successo che volete veramente e dovete pur accorgervi che tutti questi frutti sono su un albero che è morto, capite? È questo che secondo me significa questo. Attenzione qua, attenzione.
Posto che per una qualunque ragione voi invece volete tornare qua, cosa dovete fare? E dovete rinunciare a questa luce, eh? Perché io quando ho girato questa carta sono stata attratta, a parte dalla luce, ma da questa persona che si protende a prendere questo scettro. Questo siete voi, e siete in una posizione elevata, eh? Perché voi siete più in alto di tanti altri. Se volete arrivare qua ad avere queste esperienze, diciamo, dovete essere pronti ad accettare che la gente che è più in basso di voi vi rubi la vostra luce. Capite? Non che arrivi a chiederla e voi da qui la offrite loro e certamente non l'abbandonate, ma dovete accettare che queste persone rubino il vostro splendore. Quindi voi vi ritrovate in alto, sì, però non potete splendere nella vostra luce. Secondo me sarebbe un gran peccato, eh? Poi chiaramente ognuno è assolutamente libero di agire come crede. Vediamo quello che abbiamo qua, il messaggio da parte delle vostre guide. Il sentiero di luce. Hai davanti a te un sentiero luminoso, ma tu solo puoi decidere se vederlo e percorrerlo. Segui la voce del cuore. Ecco. Sì, sta per aprirsi davanti a voi, se già non è accaduto, questa strada, ok? Questo sentiero luminoso, questa trasformazione arriva qua, vi fa arrivare qua. Anche questo vi può condurre qua, capite? Però per vie più complicate, con un'energia più bassa, con un'energia più difficile da gestire, più pesante, capite? Invece qui sì, c'è questo fulmine che arriva, però il fulmine distrugge quello che non vi serve, capite? Quindi alla fine vi libera. Qui invece restate imprigionati, capite? È come se uno dicesse: ok, io ti sollevo i veli così tu vedi da qui, no? E qua invece dice: adesso ti faccio arrivare in testa un peso, che così quando il cranio ti si è spaccato forse capisci che le cose devono essere diverse, capite? Chiaramente la scelta è vostra, però il suggerimento mi sembra chiaro. C'è una via di luce e tu quella via la devi intraprendere. Puoi scegliere questa via su cui già ti trovi, oppure di recuperare l'altra. Preparati però a permettere ad altri di rubarti la tua di luce, qui, o quantomeno la più che la tua di luce, che in realtà non è che c'è nessuno che la rubi, insomma, ma ti rubi la possibilità di farla splendere nel buio da una posizione elevata. È questo, capite? Perché se arriva qualcuno che è più in basso di voi vi ruba questa fiaccola e voi non avete più la fiaccola qua, capite? La luce potete anche averla dentro di voi, ma non riuscite a farla splendere nel buio. Non potete essere un faro per altri, mentre invece dopo questa trasformazione è probabile che ci riusciate. Capite? Ecco. Vediamo adesso l'energia da chiamare in voi in questo momento. Oh. La lucertola è immortalità, rinascita, vedete? È cambiamento rilevante. E anche desiderio e passione sessuale. Anche qui mi viene, la mia attenzione si attrae anche, viene attratta anche da questo. Se c'è qualcuno, è probabile che per alcuni di voi ci sia qualcuno verso cui voi provate un'intensa attrazione di questo tipo, e che può essere qualcuno che favorisce questo discorso, secondo me, o qualcuno che addirittura può aiutarvi a manifestare, far manifestare sul piano fisico questo fulmine. Qualcuno che magari è già in questa condizione che voi dovete raggiungere, no? E che avvicinandosi a voi e attraendovi in questo modo favorisce questo, l'arrivo di questo fulmine alla fine. Sì, d'altra parte se voi siete attratti da questa persona ci sarà un motivo, no? Vuol dire che vi serve, la sua energia in qualche maniera vi serve. Ecco, questo poi lo sapete voi. Comunque certamente è immortalità, rinascita, quindi mi sembra che il suggerimento, come dire, sposti la vostra attenzione da questa parte sulla strada in cui già vi trovate. Sì. Bene, mi pare che sia tutto chiaro anche per questa vostra lettura. Grazie della vostra attenzione e della vostra partecipazione. Spero ci sia stata la risonanza che serviva e che vi sarà veramente utile. Noi, come sempre, ci ritroveremo a breve con un altro video, con altri soggetti. Ok, grazie a tutti ancora, un abbraccio di luce e a presto.